Allora, buongiorno a tutti e a tutte, e innanzitutto grazie di essere venuti qui a questo nostro incontro, di aver accolto questo appello agli aderenti e agli attivisti del Movimento 5 Stelle, penso che siano la maggior parte. Io sono Antonio Di Nicola, e fino negli ultimi 6 mesi ho ricoperto questo incarico di servizio come referente del tavolo sanità. E innanzitutto volevo ufficializzare il fatto che oggi prendiamo occasione di questo incontro, perché questo semestre famoso è finito, e quindi qui abbiamo il grande Simone, che da oggi, ma anche se ha cominciato da un po' di tempo, a dare un contributo sempre più importante al tavolo, quindi da oggi più o meno ufficialmente gli passiamo il testimone come referente, e infatti mi sento di ringraziarlo in maniera particolare, perché più di tutti quanti ha tenuto e si è speso per realizzare oggi questo incontro, e quindi credo che questi suoi 6 mesi di impegno forse più pregnante e stringente nel tavolo abbiano avuto un battesimo di una quarantina di persone, per cui credo che sia un battesimo, grazie, una cosa molto importante. Grazie. E sono toglie che noi continueremo a romperti le scatole, abbiamo fatto cose. E quindi brevemente volevo soltanto dirvi che così presentare quello che cos'è il tavolo. Sapete benissimo che uno, forse l'elemento principale del movimento, è quello di far partecipare i cittadini alla vita politica, di avvicinarli, e quindi i tavoli sono questi luoghi molto concreti di partecipazione, di confronto, di discussione, e nel caso poi specifico del tavolo sanità, ma anche degli altri, di supporto a quelle che sono poi le attività istituzionali dei nostri portavoce. Non a caso, almeno ufficialmente, sappiamo che anche Davide Barillari oggi parteciperà, e quindi appunto per testimoniare anche questo aspetto. Come organizzazione il tavolo appunto prevede il referente e un vice, che adesso andremo anche a rivedere chi fra di noi si offrirà per questo servizio, e a livello generale è composto di due settori, chiamiamoli così: un tavolo generale che dà la possibilità a chi non ha meno possibilità di tempo, di disponibilità per tanti motivi, però ha attenzione a quelle che sono le problematiche della sanità, di partecipare. L'altro è un tavolo tecnico, che chiamiamo così, ma questi vengono dall'evoluzione che il tavolo come storia ha avuto dal 2013 ad oggi, dove c'è un gruppo di persone che invece danno più tempo, più disponibilità in maniera concreta e fattiva a quelle che sono appunto le attività che vi dicevo prima. E quindi uno, poi Simone so che lo spiegherà sicuramente meglio, uno degli scopi anche di questi incontri è proprio questo, cioè cercare di trovare persone che abbiano la voglia di impegnarsi in maniera più diretta e concreta all'interno dell'attività del tavolo. Le varie le attività sono state, ovviamente, essendo esseri umani, quindi con alti e bassi, come tutte forse le nostre attività che facciamo nella vita, sia di lavoro, di famiglia o qualsiasi altra cosa. Però principalmente abbiamo cercato di portare avanti già da un anno fa un'attività di presenza a livello locale. Infatti abbiamo avuto modo di partecipare a vari infopoint dei tavoli a livello circoscrizionale, quindi con una presenza del tavolo sanità che informava e prendeva, avevamo preparato dei questionari per cercare di tastare il polso di quella che era la situazione e
soprattutto dei cittadini nei confronti, le pressioni dei cittadini nei confronti della sanità. Il supporto ai portavoce si è sviluppato, diciamo, in vari aspetti, sia la presentazione di mozioni o interrogazioni rispetto a problematiche specifiche che potevano essere segnalate dalle strutture sanitarie, dai colleghi, dagli attivisti, dagli amici, e supporto appunto anche ai portavoce che più o meno settimanalmente mandavano quelle che erano lo sviluppo delle attività a livello regionale e quindi eventualmente partecipazione. Un esempio per tutti, quando c'è stata la discussione e l'approvazione poi dopo della legge regionale sui servizi sociali, quindi il supporto per quanto riguarda la scrittura di emendamenti che potevano andare a cambiare un attimino le scelte che erano state fatte dalla maggioranza. E ultimo poi Davide, quando parlerà, è il discorso del libro bianco, cioè questa creazione del programma per il 2018, proposte in tema di sanità del movimento, e quindi un supporto che ciascuno di noi, anche a livello individuale e nei vari sottogruppi, sta portando avanti. E poi c'è tutta la parte, diciamo, web, insomma, che c'ha social, eccetera, eccetera, cercando di dare più comunicazioni possibili. L'altro aspetto che è venuto fuori soprattutto dopo la vittoria del movimento qui a Roma è anche se già era stata portata avanti da alcuni partecipanti del tavolo di supporto a quelli che sono i tavoli comunali delle politiche sociali, perché necessariamente c'è un punto di unione tra quelle che possono essere le proposte, le politiche che vengono sviluppate a livello regionale e quelle che poi vengono attuate a livello locale, a livello cittadino. E questo aspetto ha avuto la importante e per noi significativa da una parte, ma che carica ancora di più di responsabilità il tavolo stesso, e cioè la nomina dei tre delegati del sindaco nelle tre ASL di Roma, che sono tre attivisti del tavolo sanità, Maria Grazia Altibrandi, Andrea Baldi e Romolo Caccioli, che poi tra l'altro li conoscete più tardi perché parleranno comunque, se vogliono alzare, insomma, già li inquadrate, ecco. E quindi questo è un ulteriore stimolo a quello che è l'attività di supporto che il tavolo necessariamente dovrà dare a loro tre e di unione tra quelle che sono, come dicevo prima, gli aspetti comunali, sociali, sociosanitari e quelle che sono le politiche dal punto di vista istituzionale regionale. Questo credo che possa bastare per adesso, la parola a lui, buon lavoro, ci sentiamo più tardi. Grazie Antonio. Allora, salve a tutti, come ha detto giustamente Antonio, noi abbiamo come tavolo un regolamento, anche se non è scritto, ma un modo di procedere che prevede un avvicendamento progressivo alle responsabilità che si assumono, quindi il vicepresidente rimane a costa, diciamo, il lavoro del referente per 6 mesi, dopodiché diventa a sua volta referente e colui che fa il vice a sua volta riprenderà il ruolo del referente dopo 6 mesi. Quindi diciamo quello che si crea anche all'interno del tavolo, e ci tengo a sottolinearlo, è anche proprio un rapporto continuativo di collaborazione, nel senso che nascono anche delle amicizie. Lavorando insieme ci si fida l'uno dell'altro, no? Si capisce quali sono anche le capacità, le potenzialità che ognuno può esprimere e nel lavoro continuo, no? E a stretto contatto si ha modo di, diciamo, di ottimizzare, no? Queste componenti e, come ripeto, si crea anche un rapporto di amicizia tra le persone, che secondo me è un,
presupposto per fare politica, io la vedo così. Brevemente, diciamo, delineo il programma che ho in mente, che abbiamo in mente per il prossimo semestre. E vediamo, presentazione. Allora, noi abbiamo pensato a tre linee fondamentali. Innanzitutto, che cos'è un tavolo di lavoro? Io voglio esprimerlo ancora, diciamo, per andare ancora più a fondo. Noi facciamo una forma di volontariato politico, cioè noi gratuitamente, volontariamente, perché la cosa ci interessa, perché noi siamo parte della società, lo Stato è nostro, la sanità è nostra, non è di altri, quindi noi gratuitamente e volontariamente ci impegniamo su degli specifici temi di interesse. Questo accade sia a livello regionale che comunale che municipale. Come diceva Antonio, è una ricchezza del movimento. Cosa sono questi tavoli? Oltre a, diciamo, a avere questa, no, questa caratteristica che ho appena delineato, sono una palestra di democrazia e di collaborazione, cioè le persone sono costrette a confrontarsi, perché nella società di adesso, basata sulla competizione, generalmente questo non accade. La collaborazione va, non so come dire, va anche allenata, cioè lo stare insieme, confrontare i propri punti di vista, che alcune volte non sono neanche coincidenti, spesso, ed è una ricchezza più che un problema, è una potenzialità che io considero fondamentale che i tavoli sviluppino. E ovviamente è un'occasione di formazione, perché noi poi, confrontandoci e mettendo insieme delle esperienze che vengono da diversi campi, abbiamo modo di arricchire le nostre conoscenze. Ad esempio, io sono dottore commercialista, no? Quindi sono esperto, revisore legale, quindi sono esperto di materie contabili, oltre ad avere un specifico interesse per la salute mentale. Antonio lavora, no? Come tecnico di laboratorio, altri sono medici, per cui questa diversità arricchisce il tavolo. Quello che vogliamo fare nel prossimo semestre sono innanzitutto dare continuità a questi incontri di formazione. Oggi vedremo, ci sono degli interventi, diciamo, generali sul nostro sistema sanitario nazionale e regionale, però quello che abbiamo intenzione di fare è poi di mettere a fuoco alcuni aspetti specifici del sistema socio-sanitario, non solo sanitario. Quello che vogliamo poi fare, e che abbiamo già iniziato a fare, è creare una rete di iscritti. Adesso la parola attivisti, diciamo, forse non è la più adeguata, però per capirci, l'iscritto che si attiva a livello territoriale, ecco, è più lunga la parola, cioè che ci mette la faccia, che si impegna in prima persona, no? Noi vogliamo creare una rete di queste persone che, di iscritti, tendenzialmente di cui alcuni saranno anche operatori del sistema, no? Quindi dipendenti del servizio sanitario pubblico, dipendenti, e altri magari avranno altri ruoli, però è importante che ci siano nel tavolo anche figure che lavorano nel servizio sanitario nazionale. E poi ovviamente, come diceva Antonio, supporto e portavoce, che in questo caso, in questo specifico momento, si sostanzia nel supporto alla scrittura del libro bianco, di cui poi vi parlerà Davide Barillari. Territorio regionale, sistema sanitario regionale, qui che vedete colorate non c'è la divisione attuale delle ASL romane che sono state accorpate, però questo mi serve solamente per introdurre poi la successiva immagine, che è questa, a proposito di questa rete territoriale. Noi abbiamo tre ASL romane, Roma 1 con 6 municipi, Roma 2 con altri 6 municipi, qui siamo in Roma 2, settimo, poi le ASL Roma 3 abbiamo 3 municipi più il comune di Fiumicino, quindi area rossa, comune di Roma. Poi abbiamo un'area più larga che è l'area metropolitana, no? di Roma, che comprende altre 3 ASL, una che fa capo che ha sede a Civitavecchia, un'altra a Tivoli e un'altra ad Albano. Poi non è che queste tre città siano poi i comuni che hanno la popolazione più maggiore in queste ASL, però hanno la sede lì.
Quindi Lazio Roma 6, Albano, ma comprende Anzio, Nettuno, Pomezia, Roma 5, Tivoli, ma comprende Guidonia, Montecelio, no? E Civitavecchia, tutta la parte nord della provincia di Roma, dell'ex provincia di Roma. E poi abbiamo le altre quattro ASLE che ho segnato in blu: Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone. Abbiamo una buona, diciamo, quello che stiamo sviluppando, abbiamo cominciato a sviluppare, è riempire questa rete, cioè fare in modo che in ogni ASL e all'interno delle ASL romane, in ogni municipio, ci sia un iscritto, chiamiamolo sempre attivista, comunque una persona che si impegna, che collabora col tavolo per creare un feedback continuo con le nostre attività e vederci ovviamente con degli incontri periodici. Il nostro incontro di oggi è formativo e di accoglienza. Di accoglienza con il modulo che trovate qui, che adesso trovate sulla slide, ma che vi è stato messo a disposizione da Cristina e che appunto ognuno di voi è chiamato a compilare, e per quelli per i non presenti lo manderemo anche online, cioè cercheremo di fare un censimento delle competenze, delle disponibilità fra tutti i componenti del tavolo. E poi appunto la seconda parte, qua chiudo la mia introduzione, è il discorso formativo. Quindi avremo degli interventi che spaziano dalla storia, dalla descrizione del sistema, come si è arrivati a questa attuale organizzazione del sistema sanitario nazionale, e ce lo racconterà Maria Grazia Altibrandi. Poi Antonio Di Nicola parlerà dell'organizzazione interna delle ASL. Io parlerò degli strumenti di controllo e di partecipazione dei cittadini e degli enti locali nelle ASL, quindi parlerò di conferenze locali, sociali e sanitarie, delegati del sindaco e consulte. Più avanti abbiamo Giuseppe Sartiano, che è assessore alle politiche sociali del municipio Terzo, che ci racconterà la sua esperienza concreta in questi sei mesi o poco più di mandato, e approfitterà appunto per parlarci dell'integrazione, di come viene attuata l'integrazione sociosanitaria a livello territoriale. Dopodiché abbiamo Romolo Cacioni, anche lui delegato del sindaco con Maria Grazia Altibrandi e Andrea Balbi, e parlerà dei setting assistenziali e sanitari sul territorio. Dopodiché abbiamo gli ultimi due interventi del tavolo, cioè Riccardo Sonnino parlerà della popolazione anziana, cioè che poi praticamente è una larga fetta, no? dei cittadini che ricorrono al Servizio Sanitario Nazionale, e quindi assistenza e cure palliative. E Romolo e Andrea Balbi, invece, è psichiatra, ci parlerà dell'organizzazione del Dipartimento di Salute Mentale, che ha una sua specifica organizzazione, una sua specifica funzione, e quindi lui parlerà dell'organizzazione e dei limiti anche di questo dipartimento. E alla fine Davide Barilari ci spiegherà come lui ha inteso e intende lavorare sulla creazione del programma 5 Stelle per le prossime elezioni regionali 2018, diciamo, formalmente, almeno questo è la scadenza della consigliatura regionale.